Allora, ci stiamo preparando per il secondo giorno di Games Week e siamo ancora a Molino Dorino con Provec. Cazzo di area C. L'area C che costa un po' troppo. E oggi ci ha raggiunto da Nucetto un ospite speciale che si chiama Satyr the Demon. Saluta. A posto. Anche lui, dai, presentati, chi cazzo sei? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi cazzo sei? Montagna, motherfucker! Spiega. Io sono Dario Bongiovanni, Satyr the Demon. Bravo. Perché in tutti i giochi, quasi tutti i giochi online, mi chiamo Satyr the Demon. E chi sono io? Sono un tizio molto forte su Odyssey. Avanti così divento un nigga. E poi non lo so cosa dire altro. Cosa posso dire di altro? Niente. Sono qua con Legolaster 90, un grandissimo youtuber che ci ha concesso i suoi 6 minuti di vita per noi. I suoi 6 minuti di vita. Ecco, siamo qui per fargli un paio di domande su Games Week. Allora, prima domanda, quanto hai pagato? Seconda domanda, quanto hai intenzione di pagarci per questo video? Terza domanda, no, beh, prima domanda. Okay. Secondo te, quali sono gli stand che stanno crescendo per il momento? Se sei proprio... Stand... quello di... quello di Asus che... Asus è un classico per noi. No, Asus mi piace molto, è figo, poi per la prestazione del sistema, assetto box 3D, quello penso che sia più figo. Poi è stato molto bello quello di Call of Duty Black Ops che era di vento e aperto perché l'hanno distrutto. Solo per quello. Aspettate, questo è un allora, Lego, puoi anche buttare. È di là, il burrone è di là. Perfetto, andiamo avanti. No, poi volevo chiederti invece qual è stato il tuo stack. Però non era Black Ops, era Ghost. Appunto, è quello. Una piccola nota. Lego, qual è stato lo stand peggiore che hai visto? Peggiore tra virgolette, magari che proprio. Allora, non so se la cosa più triste è lo stand per WeChat, perché. Non lo so. Trovo triste perché WeChat ogni volta che vedo. Ma proprio tutto, no? Con. Però non penso sia il peggiore. Di la verità in realtà è quello delle piadine, cioè, sinceramente non guardate quando vi mette l'insalata la rucola dentro, cioè, poi i prezzi, cioè vi rendete conto, quello penso sia il peggiore. Costa di meno un mouse della Razer che un panino qua. È vero. Pensate Razer, cosa pensate? Pensate degli scatoloni messi uno sopra l'altro e quindi c'è un cazzo di niente, ma no, hanno dei prodotti comunque eccellenti, però lo spazio è quello che è, perché è tutto su Xbox One. Un'altra domanda, vorrei farti una domanda che non riguarda molto Games Week, riguarda un approccio. Allora, joypad e mouse, FPS, allora, la risposta la conosciamo già, mouse è il migliore per gli FPS. Tu ovviamente hai provato un po' di console degli FPS, ecco, secondo te qual è il miglior FPS con i controller secondo te? Quello che hanno usato... Io direi quello con cui mi trovo meglio col controller è COD. Su COD si gioca bene. Ovviamente è quello con cui mi era stabile. No vabbè, giustamente mi dice COD, poi sentiremo anche gli altri se li becchiamo. E soprattutto se ci pagheranno anche loro, ho fatto un grandissimo tempo. Grazie per questo video, quanti sono sbossati. Allora, seconda domanda. Che voto dai ai controller? Cioè con l'approccio generale con i FPS controller, che voto dai? Da 1 a 10. Per giocare con FPS col controller? Sì. Sei attento perché c'è una pistola puntata. Cioè io direi 6, la sufficienza si ha. 2.
No, cioè diciamo... Dogna dice 2, però vabbè. No, io darei la sufficienza 6, però per questi personali tutto 4, 2, perché 3, cioè perché 5 è perfetto per giocare a giochi action, giocare a giochi di guida e quest'altro, giochi sportivi. Per un FPS il mouse è un altro mondo. In effetti la ragione anche lui. Poi uno può dire, no, io mi trovo benissimo col controller. Beh, certo, però a parità di abilità il mouse è meglio. Tutto con i nuovi controller di Xbox One e PS4 che non hanno pensato un cazzo di FPS. E dico, magari c'è qualche rivoluzione. Niente. E niente ragazzi, allora io volevo ringraziare Lego, è stato troppo gentile a poterci questo. Adesso lui si potrà buttare. Posso andare via vivo adesso? No, mi hanno minacciato. Allora adesso potete vedere il vostro idolo morire. Scatti. Ma me l'ha fatto molte pisole. Buttati. Un salutone da Puiz. E da Lego. Ciao. Ciao ragazzi! Microfono, l'ha chiesto lui. Con Crazer. Salve. E Dexter. Ciao gente. Prima domanda, è la domanda più originale del mondo. Come vi sembra la fiera? Iniziamo da Fabio. Allora, c'è da dire che io sono venuto anche l'anno scorso, è leggermente più grande, speravo meglio. I giochi sono interessanti, le file mostruose, pur essendo venerdì, oggi è venerdì. Non dovrebbe esserci un cazzo di nessuno. Per giochi come Call of Duty Ghost, ricordiamo, stamattina hanno buttato giù una parete per prendere le copie omaggio. E poi sono arrivati lì un palumpa dei Games Week. Sì, veramente impressionante. Con la finta di parlare 5 minuti e... e niente, alla fine meglio dell'anno scorso, sinceramente. L'organizzazione, siamo lì perché per prendere i biglietti c'era la gente, ne abbiamo saltato, ci hanno quasi linciato. E le file sempre quella alla fine, e niente. Unica cosa, Watch Dogs impressionante. Abbiamo fatto 15 minuti di fila. No, non possiamo provare. 15 minuti, dico io, 15 minuti in fila per poi scoprire come entrate dentro. Era solo un trailer, cazzo, che bello. Ma dai, piccola, io volevo farla. Voi entrate dentro per un trailer, non entrate per giocare. O potete vedere su internet. Sì, infatti. Crazy. Cosa ne pensi? No, allora io è il primo anno che vengo qui e il microfono non si sente. Con guardate, ho fatto male. Chiamate Paolo Panos. Niente, è il primo anno che venivo qui e nulla, mi ha invitato Fanto 90 a casa sua. Adesso non scappare. Che posso dire? La fiera mi sembra grandissima, perché è la prima che vedo, logicamente. Anch'io mi sono lamentato per Watch Dog e nulla. 15 minuti, anche mezz'ora per aspettare che uno, cioè butta fuori, ci dicesse no guarda, è un trailer, e a quel punto lo mandi a cagare veramente. E nulla, mi è garbato molto lo stand di PlayStation e di Xbox 360. Sì, Xbox One. Tu ci mi è garbato perché è toscano, ricordiamo. Sì, sono toscano, vengo da Grosseto ragazzi, bella. Noi siamo leghisti, ma tu sei un allora io sono Pruita e no scherzo. Allora Dexter, allora come mi è sembrata la fiera Games Week? Tanto sto microfono pure solo si sente uguale. Bene, figa, ho provato Xbox One, Dead Rising, PS4, Killzone 3, no, Killzone 4, Killzone Shadowfall. Ma hai detto tante tette. Culi, soprattutto culi. Un pollo l'anno scorso. Un pollo! Esatto! Benson, ti amiamo! E poi tutto bello, Games Week number one. Allora, seconda domanda e quella faccio tu. Ma qui manca se prendi da solo. E poi devo andare. Allora, seconda domanda ragazzi. Cosa non vi è piaciuto di questa fiera? Watch Dogs.
Watch Dogs, tu l'hai detto, e Dying Light, che Dying Light, stessa cosa, trailer, non andate a Dying Light né a Watch Dogs. Sì, speravo in un trailer. Gameplay e Watch Dogs, Destiny, perché l'hanno fatto vedere sia al Gamescom che a Destiny. L'E3, però hanno detto che c'è un evento ma non si sa quando. Sì. Stasera, io devo andarci adesso. È un po' di fretta. Ma davvero? Sì. Te ad essere così. Oh, ma davvero? Sì. Cosa non ti piace a te? Incredibile. Watch Dog trailer maledetto. Insomma, Watch Dog fa cagare. Watch Dog è stata proprio la delusione. Devo andare. Di questa cosa. Io vi saluto, devo andare. Sì, adesso vi saluto. Una domanda molto, molto importante. Soprattutto te che sono PC gamer. Come Dio. Io su console. Joypad e mouse. E ma FPS. La domanda catartica del giorno. Attenzione, ma ovviamente so già qual è la risposta. Cos'è meglio per giocare in FPS? Joypad? Ci sono un'infinità di variabili a cui tener conto. Ovviamente io ho visto, c'è un mio amico che gioca col joypad, ma fa delle cose mostruose che non riuscirei mai a fare. Col joypad prende la mira più velocemente di me col mouse. Non so come faccio questa cosa. Si chiama auto aim, mira assistita. Mira assistita, esatto. Oltre a quello, però, c'era anche la sua abilità nel calibrare bene l'auto aim. Ah, quello sì, quello sì. Ovviamente il mouse perché è più preciso, ovviamente. Non quello dei cinesi da 4 euro che gli si sfascia dopo settimane. Dipende come ti trovi tu con la mano. Io sono mancino. Si dice che siano avvantaggiati nel gioco e non solo in quello. Non vi... Che voto daresti al joypad degli FPS? Al joypad, per come mi trovo io, un 6,5. Che non mi ci ritrovo davvero a sparare col joypad. Cioè, prima che prendo la mira e sparo, mi hanno già ucciso. Tu hai 12 volte. Sì. Bene, io non ho altre domande, tu hai qualche parere adesso? Cioè, no, guarda, io non ho tutti io do tipo, cioè do voto 10 a joypad perché gioco con console. Tra vabbè, ragazzi, l'altro, ho partecipato al torneo con Sterni, tuttavia dovevo configurare i tasti e io pensavo che erano già configurati. No, infatti io lo faccio sempre. Premevo i tasti, ma non avevo le armi. Non venivano le armi. E quindi per quello sono arrivato terzo, sfortunatamente, sarei potuto arrivare secondo. Adesso non dico primo, contro Ambu su Quick Live me la cavo abbastanza bene con PC, però non vorrei tirarmela, ma avrei ho il potenziale per fare il culo anche a Sterni. Attenzione a questa dichiarazione, ma attenzione Sterni, questa dichiarazione domani risponderai a questa quanto cosa. 90 ti ammazzerà, basta. Dovrebbe essere umiliante, teoricamente, farsi fragare da uno a casa, però comunque, se non questo ci sono altre domande, basta. Io vorrei ringraziare Fanto90 che sono stati con noi. Figuratevi. E un saluto da Bruiz e Tony, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao. Bella. Ciao. Qui c'è il demo che parla. L'ho conosciuto molto. Vabbè, no, dato che sono nuovo partirò a dire qualche impressione sulla fiera come è sembrata e come è sembrata al cameraman. Saluta il cameraman. Stefano, saluta. E la fiera... Tra l'altro il cameraman non è proprio la cosa da stare. Pruitz TV. È Pruitz TV o Pruitzman. Vaffanculo. Non ci devi stare. Quindi fai il cameraman. Ecco, e... è sembrato. Ah, la fiera abbastanza noiosa, a parte alcune novità. No, vabbè, abbastanza noioso, è una fiera carina, ovvio. È abbastanza commerciale, ma del resto siamo in periodo di. Sappiamo che commerciale era, Abbastanza commerciale. Diciamo in altri termini. Però no, dai, è soddisfacente. Alcune novità come mi è piaciuta molto come Call of Duty Ghost. Devi dire minchia, dire minchia zio ti è piaciuto. Gazio ti è piaciuto. Ed è tutta quella pedidosa. C'era una fila di minchia di tipo 2,5 km che erano con le lì da 2 ore e mezza per provare un gioco di merda. Era più grande la fila di gente che effettivamente lo stand dello Razer. Effettivamente lo stand di quello. Lo stand stesso, c'era più fila di stand. Intanto là c'è Legolas che continua a fare foto a caso. Novità come come l'anno scorso c'era ancora Republic of Gamer di Asus Sterni, sì? Sempre sfidato, però quest'anno hanno aggiunto l'eliminatore. Diciamo che quello è il cuore pulsante per noi, per me. Sì. Sono degli stand che possono essere quella della PlayStation 4 che sono così, non so neanche Xbox One, sì. Xbox One, vabbè, vaffanculo. Tanto grande la scatoletta che è, grande lo stand che è. Ma alla fine tutto sommato è stato soddisfacente. Adesso finiamo un paio di
cose al volo e torniamo a casa. Ci rilassiamo perché è due giorni che continuano ad andare avanti e indietro e anche domani ci toccherà. Ci siamo un po' rotti i coglioni. Sì, perché poi tanto lo stand è tutto qui, eh. Vorremmo farvelo vedere, ma siamo a corto di microfono. E quindi c'è un bordello. E c'è comunque un casino della Madonna. Quindi anche con un microfono ci vorrebbe l'isolamento. Quindi sai cosa ti dico? Sapete cosa vi dico? Ci vediamo alla prossima. Ciao. Alla prossima, ragazzi.